Gara fondamentale alla prima giornata di ritorno per Lanciano e Penne. I padroni di casa sono alla ricerca di punti fondamentali per continuare l'appassionante inseguimento ad Avezzano e Giulianova. I Vestini hanno invece l'obbligo di un risultato positivo per risollevare una stagione fino ad ora fallimentare, con l'incubo retrocessione sempre più concreto. Inaspettatamente sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio. È il decimo del primo tempo quando Viegas pennella un calcio di punizione dall'out di destra. Cellucci ha il tempo di stoppare prima di trafiggere Lesai per lo 0-1 del Penne. La reazione del Lanciano è immediata e soltanto un piattone sterile di Mariano vanifica, appena un minuto dopo il vantaggio ospite, una ottima azione dei Frentani. Ancora un'occasione per il Lanciano con la conclusione al volo di Campagnol Bocchio. D'Amico vola e disinnesca il pericolo. Il Lanciano spinge e spaventa ancora il Penne grazie al calcio piazzato di Bertino. Di nuovo D'Amico è pronto e manda in corner. Si fa vedere in avanti anche il Penne, conclusione da fuori area di Matteo Rossi e Lesai devia quel tanto che basta per salvare i suoi. Occasioni da entrambe le parti in un match veramente divertente. Il Lanciano manovra con Ciotola, sul suo cross riesce ad arrivare alla conclusione Alessio Rei, palla alta di pochissimo. I padroni di casa sfiorano ancora una volta il centro dell'1-1 grazie ad una spizzata praticamente perfetta del solito Campagnol Bocchio. Sul pallone arriva Mariano che conclude al volo, ma la sfera esce di nulla a D'Amico praticamente battuto. Il Lanciano inizia il secondo tempo all'arrembaggio e sfiora il pari subito con Campagnol Bocchio, imbeccato da una sgroppata clamorosa del solito Rei. Il portiere D'Amico è ancora una volta decisivo per salvare il Penne in due tempi. Il pressing frentano continua e Mariano colpisce di testa una traversa clamorosa al quarto minuto, vanificata però da una segnalazione di offside. In contropiede il Penne poi a sfiorare il raddoppio con un pallone che arriva dall'out di destra sul mancino di Alex D'Ercole. Il portiere frentano Elesai si oppone con un bel tuffo. Il Lanciano prova a spingere per trovare un pari che sarebbe tutto sommato meritato, ma il Penne pesca il centro che vale lo 0-2. Su azione ben orchestrata dal neo entrato Medaglia, la sfera arriva infatti sui piedi di Silvestri, che serve Cutilli. La sua conclusione fredda Elesai per il raddoppio ospite. Occasione nel finale ancora per il Penne. Il contropiede condotto dai Vestini permette ancora all'argentino Medaglia di mettere Silvestri davanti a Delesai. La conclusione è però sul fondo. Ancora un'occasione per il Lanciano con una conclusione che dall'out di sinistra impegna D'Amico che si rende decisivo per l'ennesima volta. Il Lanciano spaventa il Penne ancora nel recupero ma Campagnol Bocchio va soltanto a qualche centimetro dalla rete che potrebbe riaprire la gara. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale del signor Spadaccini. Il Penne sbanca Lanciano per 0-2 e riprende la sua corsa verso la salvezza. Tanta delusione per gli uomini di Bellè che cominciano con il piede sbagliato il girone di ritorno. Con mister Bellè, dopo una partita che ha visto il Lanciano perdere per 0-2 contro il Penne, primo tempo comunque mister tutto sommato positivo, la ripresa forse un po' confusionaria. Sì, diciamo che sì, siamo partiti male, i primi 10 minuti abbiamo fatto un bel approccio alla partita, abbiamo preso gol un po' confusionario, dei rimpalli, però comunque va dato merito al Penne che è venuto qui a difendersi bene, a fare la partita che dovevano fare. Perché è una squadra che si deve salvare e fa questo tipo di partite. Noi sì, primo tempo bene, secondo tempo siamo stati un po' confusionari, il campo si è un po' allentato, quindi le nostre qualità tecniche su questo campo insomma facciamo un po' fatica, però il campo è brutto per tutte e due le squadre, quindi ripeto, va dato merito al Penne, è venuto qui a vincere la partita. Difendendosi bene, noi sotto tanti aspetti dobbiamo migliorare. Vittoria meritata. Con mister Iodice, come ha appena confermato mister Bellè, vittoria meritata. Sì, mi fa piacere che il mister ha detto che vittoria meritata, perché comunque abbiamo fatto una grossa partita su un campo difficile. Lanciano credo che sia una squadra forte, quindi siamo di qua consapevoli della forza di Lanciano e secondo me l'abbiamo vinta a livello caratteriale, siamo stati compatti fino dal primo minuto fino alla fine e quindi credo che la vittoria sia stata meritata. La classifica a questo punto vi vede ancora in corsa per provare ad evitare i play-out? Sì, noi dobbiamo pensare partita e partita, la classifica non la dobbiamo guardare, quindi ci aspetta già da mercoledì una partita importante perché comunque giochiamo con uno scontro diretto e quindi dobbiamo pensare subito alla partita di mercoledì, poi vediamo la classifica, la guarderemo più in là.